Vabbè, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guarda che c'è. La videocamera. Guarda. Oh, la videocamera. Oggi ospite speciale. Abbiamo un cagnolone come ospite speciale. A parlare di Leon Found e il suo ultimo lavoro, Leon. E invece niente a te? Ci abbiamo anche ascoltato. In questo album, secondo album di questo artista giovanissimo, che merita un sacco. Tu che stai facendo? Stai facendo te? Album che merita un sacco, dura una mezz'oretta, e copertina fantastica. E poi cos'altro? C'è in particolare Basi, bellissimo, e soprattutto vabbè, cioè Daffy ha fatto un lavorone. Ha fatto, no? No? Sono con te. Buonanotte. Daffy ha fatto un lavorone, bravissimo anche Sikiluco, che l'ho sentito in un paio di produzioni, cioè almeno in una sono sicuro che era lui, in un'altra mi è sembrato di sentire lui. E che stai facendo? Buonanotte. E testi molto, molto carini da riascoltare tutti quanti, perché c'è del contenuto credibile. Nessun featuring, che sembra una novità, sembra, cioè ormai abituati che ogni canzone non si vede niente. Dirono così, no? Perfetto. Abituati che in ogni album ci sono almeno qui 3-4 featuring soliti, fare un album dove non ci sono featuring sembra una notizia strana. Boh, l'unica cosa che non ho capito è le produzioni che finivano di colpo, cioè non c'era, non, cioè non capivo, cioè capivo quando la canzone finiva perché finiva di botta, non c'era mai il, la canzone è finita, ok, lo noto. E poi per il resto tutto ok, un bel album, godibile, da un 7,5-8, io direi 8 meno, quindi sono in mezzo alle valutazioni, 8 meno, tranquillo. Niente di speciale. Più bello dell'ultimo album, sì, perché proprio c'è stata un'evoluzione del, cioè si vede che è cresciuto, è maturato. L'ultimo album mi sale al 2021, se non sbaglio, 2020-2021, in quel periodo lì, e quindi ha avuto un'ottima evoluzione. E quindi dai, cioè, se questo è quello che si è, se queste sono le basi che già erano solide del primo album. Il primo album si aveva tutta la cosa lì di Gaia, di, cioè, tutto Fauni, tutte stronzate varie. Questo è un single album. Non lo metterei nella top dell'anno, nella top 3, però nella top 10 al momento c'è, come cosa. Quindi adesso vi chiedo di commentare e dirmi cosa ne pensate. Intanto facciamo che l'ultimo salutone dal cane. Saluta! Saluta! Ehi, guarda qua! Chi c'è? Saluta! Ciao!